Per cui i nostri fallimenti sono delegati, no? Ci sono i rettiliani, fuori piove, governo ladro, si diceva. Oggi qualunque cosa succeda nel mondo, c'è la gerarchia dei rettiliani che controllano le famiglie americane, le massonerie, gli illuminati, poi in una maniera banalissima, perché poi, voglio dire, le ricostruzioni storiche sugli illuminati sono molto fantasiose anche, no? Però va bene tutto, no? Perché tanto chi è che va a controllare? Andiamo a controllare invece, andiamo a vedere di che cosa si sta parlando. Così come il paradigma pecore, pastore, lupo, ecco, noi saremmo sempre le solite pecore, e i pastori, se prima erano i vari Gesù Cristi, ma che poi andava anche bene perché ci sono delle ere storiche, dove io credo che l'umanità passi attraverso determinate fasi. Io adesso non sto dicendo che le religioni, la via devozionale, siano aspetti negativi. Io credo che abbiano fatto il loro tempo, credo che la nuova era sia una nuova era di recupero della consapevolezza e della responsabilità personale della propria esistenza e della propria evoluzione. Qual è il fine di tutto questo? Il fine è essere felici. Creare per quanto possibile, ma è possibile, una realtà felice attorno a noi, senza per questo mettere il pannolone al mondo, perché voglio dire, salvare l'universo, salvare l'umanità, è una questione che si è sempre stata strumentalizzata, primo. E poi probabilmente non ci compete neanche, probabilmente cominciamo da noi stessi, nella pratica, perché poi è meglio raccogliere un pezzo di carta che frequentare 100 conferenze sull'ecologia, per cui trasformiamo in fatti concreti nel nostro stile di vita, nelle nostre scelte di vita, quello che riteniamo man mano di comprendere e partiamo da noi stessi, il che non vuol dire rifiutare dei riferimenti, rifiutare gli insegnamenti, ma vuol dire non dipendere eternamente da quei riferimenti. È giusto avere dei riferimenti, chi è cristiano, che so io, ripone magari i suoi riferimenti in determinati insegnamenti esoterici o in determinati insegnamenti spirituali di qualche scuola o di qualche maestro, va benissimo. Io stesso ho i miei riferimenti, ci mancherebbe altro. Io adoro, che so io, Castaneda, Krishnamurti sicuramente, che ha portato un discorso molto simile a questo. Osho, una bella boccata d'aria quando leggi un libro di Osho, no, un bel po' di menate vanno, no, si dissolvono. Così come personaggi anche più difficili da comprendere, pensiamo a un Gurdjieff, Steiner, pensiamo alla tradizione teosofica comunque, pur collocandola nella sua epoca. Perché le cose poi vanno avanti, adesso non è che non toccatemi tutto, no, com'è la pubblicità, toccatemi tutto tranne la mia Blavatsky, no? Cioè, mettiamo in discussione anche Blavatsky nel momento in cui collochiamo quell'esperienza in quel contesto storico, la teosofia ha fatto un lavoro straordinario, nessuno lo mette in dubbio, soprattutto nel tentare l'integrazione delle concezioni e delle pratiche orientali con la concezione occidentale, benissimo, ci sono personaggi interessantissimi che probabilmente sono stati loro stessi molto ingombranti al tipo di elaborazione, messaggio che in qualche modo avevano canalizzato, oggi va tanto di moda, no, usare questo termine. Pensiamo a Crowley, quando si parla di Crowley tutti fanno finta di niente, dicono Crowley, adesso questo qua è un satanista. No, Crowley è stato un altro personaggio che ha avuto il coraggio comunque di rivoluzionare i paradigmi magici, parliamo di magia cerimoniale, quindi di una via molto particolare, che non ritengo indispensabile, non ritengo necessaria, però ritengo interessante, perché è una via. C'è una via, ci può essere un accostarsi alla ricerca spirituale attraverso una via più meditativa, più mistica, più zen, attraverso un approccio culturale, che diventa però non mentalismo sterile, che diventa un riferimento etico, cioè la cultura come elaborazione etica. Ci può essere una via più legata al lavoro sulle energie del proprio corpo,
si parla molto di chakra, si parla molto di energie vitali, energia del corpo può anche voler dire comunque indagare le proprie emozioni, i propri talenti. Poi c'è anche la via della magia cerimoniale, che è la via occidentale, se vogliamo, perché i culti misterici greco-romani, di matrice poi, se vogliamo, babilonese-egizia, arrivano da quella, da lì e caratterizzano, se vogliamo, l'esperienza di ricerca e di codificazione di un percorso di risveglio, che viene codificato attraverso poi i gradi iniziatici, le scuole. No, pensiamo dai misteri appunto egizi alla tutto il Pantheon, il Pitagorismo, tutti quegli aspetti che poi sono stati recuperati durante il Rinascimento italiano, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Cusano, cioè personaggi che hanno ripreso poi quel tipo di logica. Ma è una logica, evidentemente se ne perdi il senso sei un buffone, perché la magia cerimoniale è una sorta di teatro magico, di drammatizzazione simbolica che serve a sostenere determinati stati di coscienza, riproducendo attorno a sé gli elementi del macrocosmo, no? In quel modo tu sostieni determinati stati di coscienza, entri in risonanza con determinati archetipi che vengono rappresentati simbolicamente attorno a te, formule. Questo è un sistema, benissimo. Può essere interessante, può non esserlo, dipende un po' se uno ci è portato o meno. Sicuramente molto lontano da quello che può essere una via più meditativa, più introspettiva, scevra da tutti questi orpelli, che però non sono orpelli per chi invece sceglie quella via, sono riferimenti e strumenti, però di cui non deve perdere senso, perché se ne perdi il senso, allora sei uno che si veste in modo strano e ulula alla luna, senza sapere neanche perché. Quindi bisogna avere sempre la consapevolezza e la misura di quello che si sta facendo. Questo è molto importante. Io credo nella conoscenza come chiave di accesso all'energia, al potere, alla consapevolezza. Ecco perché dico, molto spesso le scuole, i riferimenti, i maestri ti propongono una serie di strumenti. Ma l'intento è che tu poi ti possa appropriare di questi strumenti, che possano essere concetti astratti, metafisiche, modelli della realtà e dell'universo, possono essere strumenti concreti, pratiche di meditazione, rituali, benissimo. Ma la logica è che la persona possa appropriarsi di questi strumenti, sperimentarli, comprenderne il criterio, per poi man mano emanciparsi da questi strumenti per elaborare il suo modo di vivere la ricerca spirituale, il suo strumento, risvegliare se stesso come rituale vivente, come tempio vivente in ogni momento della sua vita, al di là del fatto che tutto questo sia stato mediato da strumenti, da codici, da dogmi, da regole, da tecniche, che poi man mano comprendendo nel senso, la persona comincia a viverle in forma spontanea e naturale in se stesso. L'obiettivo quindi non è il meditare o l'ottenere determinati fenomeni in determinati momenti attraverso determinate tecniche, ma è far sì che quei determinati momenti, quei determinate tecniche possano stimolare una consapevolezza che poi la persona ottiene 24 ore su 24 come proprio modo di essere. L'ashram è quando vai al lavoro in metropolitana al mattino. Il rituale è quando educhi i tuoi figli, se è quella la tua concezione, quando zappi l'orto piuttosto che quando magari stai lavando i piatti, cioè quello può diventare il rituale se lo fai con consapevolezza e ti diventa occasione per la tua anima di comprendere, di conoscere. Quindi io sto con questo testo e con i siti, con le mie proposte, con le mie conferenze in giro per l'Italia, proponendo ad ognuno di non tanto disfarsi degli insegnamenti, dei maestri, delle scuole, quanto di riappropriarsi consapevolmente di queste conoscenze, di questi riferimenti, rielaborarli in forma autonoma, connettendo il cervello, connettendo il cuore, quindi fidandosi anche del proprio sentire, perché molto spesso ci viene detto: ma no, perché dentro di te c'è il nemico, dentro di te c'è il peccato, non puoi capire.